Il microfono più sexy che ci sia. Ciao a tutti, bentornati e bentornati alla settima puntata di Sex on Air. Io sono Jonathan e questa volta sarò da solo, siamo orfani di Silvia Sax, che salutiamo. L'argomento della puntata è sessualità e disabilità fisica e sensoriale, ma non sarò da solo nella puntata, avrò due ospiti. Una è Nicoletta, che salutiamo. Ciao, ciao, sono tornata, ciao a tutti, ciao a tutte. Nicoletta Landi, la nostra ospite, antropologa e specializzata nell'educazione e soprattutto nell'educazione sessuale. Esatto. E abbiamo una ospite che abbiamo il piacere di avere qui con noi, che è Priscilla Berardi. Ciao Priscilla. Ciao, ciao a tutti. Che è una psicoterapeuta e ci parlerà più nello specifico di questo argomento. Infatti io vorrei iniziare a parlare di questo con voi due. Nicoletta, io fra un po' ti lascerò lo spazio per parlare meglio con Priscilla. Ci dai però una tua opinione in merito, se se ne parla o meno in questo periodo di queste tematiche e di come se ne parla secondo te? Allora, l'argomento è molto interessante e molto complesso e associare sessualità, affettività alla disabilità è diciamo un argomento che ha una fama, una notorietà, come dire, altalenante. In questo periodo sembra se ne parli di più, però io direi che per il pubblico più vasto e soprattutto per il pubblico giovane al quale noi ci rivolgiamo in maggioranza è quantomeno sconosciuto. Però è un argomento a cui noi teniamo molto e ci incuriosiva approfondirlo con una persona informata come Priscilla per sfatare un po' dei miti e discuterne seriamente in maniera leggera come piace fare a noi. Grazie Nicoletta. Io prima di darvi la parola vorrei ricordare un attimo i contatti per risentire le puntate precedenti e per scriverci se avete delle curiosità e per fare delle domande. Potete trovare le nostre vecchie puntate e anche riascoltare questa quando vorrete sul sito del Centro Giovanile del Blogos, che è www.blogos.it. Infatti noi registriamo un programma all'interno del Centro Giovanile del Blogos di Casalecchio, che ne ricordate. E potete scriverci per fare delle domande sulla puntata o in generale su delle tematiche riguardanti la sessualità, scrivendo appunto una mail a sexonair@blogs.it. Io, Nicoletta e Silvia potremo rispondere alle vostre domande. Nicoletta, io lascerei lo spazio a te per intervistare meglio Priscilla su questo argomento, e anzi lascerei Priscilla autopresentarsi, che magari è il modo più giusto per conoscerla. Grazie, e lascerei lo spazio a Priscilla per presentarsi e per raccontarci un po' di sé. Sì, io sono Priscilla Berardi, sono un medico, psicoterapeuta e ho una formazione nell'ambito della sessuologia. Mi occupo di sessualità in generale e anche nello specifico di sessualità e disabilità, sia come psicoterapeuta sia in corsi di formazione o nell'ambito della ricerca. E oggi parliamo di disabilità fisica e sensoriale, no? E la connessione con la sessualità. Che cosa intendiamo però in particolare per disabilità fisica e sensoriale? Disabilità fisiche sono tutte quelle del movimento, quelle che condizionano il corpo, quindi per esempio le persone che hanno difficoltà a camminare o a muoversi. Le disabilità sensoriali sono i deficit della vista e dell'udito, quindi essere o non vedenti o ipovedenti, essere non udenti o ipoudenti. E parliamo di persone, ovviamente, come tutti e come tutte, con una sessualità. Perché oggi si fa fatica, oggi come ieri potremmo dire, speriamo non il futuro, a collegare la disabilità, in questo caso fisica e sensoriale, con la sessualità? Credo che ci sia soprattutto un forte retaggio culturale. Io lo vedo soprattutto in Italia, all'estero sono un po' più avanti su questi argomenti. Si è sempre parlato di disabilità in termini di patologia, di deficit, di problemi e quindi anche di diritti, di cose pratiche da risolvere della quotidianità. Si è lasciato un po' da parte sempre l'aspetto dell'affettività e della sessualità come se fosse stato considerato una cosa di secondaria importanza, perché le necessità da risolvere erano talmente pressanti, talmente immediate, quelle per esempio di imparare a
mangiare da soli o come spostarsi, come fare le scale, che tutto il resto passava in secondo piano. In realtà per la vita dell'essere umano la sessualità è fondamentale tanto quanto mangiare. Certo. Poi sì, mi sembra che si parli molto per esempio di affettività e un po' meno di sessualità, no? E anche quello è interessante. E a questo proposito ti volevo chiedere come vedi oggi il dibattito, comunque la crescente attenzione sull'assistenza sessuale. Sì, è vero, adesso ultimamente se ne parla molto di più. L'assistenza sessuale in Italia non esiste. Esiste soltanto all'estero, soltanto in alcuni paesi dell'Europa, in Canada, in altri paesi del mondo. E assistente sessuale è quella persona che di solito è pagata dallo Stato oppure fa parte di associazioni che comunque sono retribuite attraverso i servizi sociali, e l'assistente sessuale è quella figura che a domicilio o in studi privati, comunque appositi, incontra la persona con disabilità per fare sesso. Si possono svolgere tutte le pratiche sessuali, tutte le pratiche erotiche, non necessariamente con la penetrazione, dipende anche un po' quello che l'utente chiede, e questo è per dare la possibilità alle persone che hanno disabilità di vivere la propria sessualità, dal momento che spesso le persone con disabilità possono essere anche rifiutate dalla prostituta, per esempio, o comunque si inserisce la sessualità all'interno di un programma di riabilitazione, quindi diventa anche quella terapia, riabilitazione della persona. Non dobbiamo confonderla con la prostituzione. L'assistente sessuale è una persona che sceglie di fare questo lavoro. Non viene messo sulla strada, non viene obbligato da nessuno. Fa dei corsi di formazione sulla disabilità. Spesso sono anche degli infermieri, tra l'altro, che fanno questo lavoro. Non c'è sfruttamento. Ok. Ecco. È molto interessante anche pensare al dibattito che si crea rispetto all'assistenza sessuale, però anche alla possibilità, forse più giusta, di far sesso al di là di un assistente, quindi del diritto alle relazioni, all'amore e al sesso di tutti e di tutti, al di là delle specificità e delle caratterizzazioni fisiche più diversificate, insomma. Rispetto a questo, pensi che il dibattito in Italia sia abbastanza fertile, c'è un interesse, c'è la possibilità, non so, di capire, di mettere anche un po' in discussione gli stereotipi riguardanti la disabilità all'interno di questo dibattito specifico sul sesso? Io credo che per esempio il dibattito sull'assistenza sessuale non necessariamente darà luogo alla possibilità di avere degli assistenti sessuali a breve termine, perché in Italia appunto siamo ancora molto indietro sull'argomento sessualità e disabilità, però almeno ha il merito di introdurre questo tema, di far parlare la gente. Bisogna che la gente cominci a ragionare sulla disabilità non più in termini di patologia o di menomazione, ma in termini di cosa una persona invece può fare, quali strumenti si possono dare per fare. Quindi cominciare a conoscere, a sperimentare, a ragionare sulle esperienze e non soltanto sul sentito dire o su quello che si vede ma che non si conosce direttamente. Ed è un po' il nostro obiettivo di Sex on Air rispetto a tutti gli argomenti che abbiamo trattato e che tratteremo. Scusate se vi interrompo, ma adesso è l'ora del nostro spazio musicale. 30 centimetri di ego possono bastare, non importa dove vuoi arrivare, ciò che conta è che a subirlo non sia tu. Mi salvo all'ultimo sparando parole a cazzo, me le sto inventando proprio adesso, ed alla fine mi salvo con una frase effetto. Ma scusa se ti sembra poco, mamma, e ho voglia di socializzare. E tu non mi puoi fermare. Mamma, sono diventata una persona migliore. La tua saggezza è per me cultura generale. Bentornati e bentornate dallo spazio musicale. Ringraziamo Giulio della nostra redazione per la scelta della canzone. In realtà abbiamo qua Priscilla non solo in quanto psicoterapeuta e medico esperto in questa tematica, ma anche perché ha collaborato attivamente alla creazione di un documentario che sta girando ultimamente in vari festival e prossimamente per esempio sarà Rimini,
che è intitolato Stesso amore e disabilità. Lascio ancora a voi lo spazio per parlarne di questo, per approfondire in quale maniera è stato trattato il tema e come è stato costruito appunto questo documentario. Si parla del documentario Sesso, amore e disabilità, che io ho trovato molto bello, molto carino, molto interessante, ed è un film di Adriano Silanus, Priscilla Berardi, Raffaele Lelleri, Valeria Alpi e il nostro Jonathan Mastellari. Davvero mi è sembrato molto, molto utile discutere del film, perché vedere le immagini e sentire le testimonianze è davvero un terreno molto fertile. E quindi ti chiedo, Priscilla, qualcosa in più sul documentario in sé, come l'avete pensato, come l'avete strutturato? Sì, Sesso, amore e disabilità è un film documentario, un lungometraggio costruito su un collage di interviste a persone sia con disabilità che senza disabilità, sia persone comuni sia persone anche professionisti del settore della disabilità o della sessualità. Sono interviste che si alternano l'una con l'altra, sono intervallate da testi con una voce narrante, e le persone praticamente parlano delle proprie esperienze nel campo dell'affettività e della sessualità, e ovviamente collegate alla disabilità. Serve, diciamo, per far conoscere che questo argomento appartiene veramente a tutti, cioè la sessualità non è un privilegio di pochi, ma è un dono che la natura ha dato a tutti gli esseri umani. Il documentario è stato realizzato con delle interviste che sono state girate in tutta Italia, sono stati percorsi 9.000 chilometri. Wow. In questi 2 anni e mezzo di realizzazione. È bello, questo è importante dirlo. Ha una pagina Facebook, questo sì. Documentario, ha un sito ed è stato addirittura proiettato in anteprima nazionale al Gender Bender, un noto festival bolognese a tematica LGBT o comunque collegata a genere e sessualità. E io credo sia anche interessante per chi si occupa di sessualità e disabilità, ma non solo, vedere questo film. Dove è possibile vederlo, recuperarlo? Dove si può prendere magari contatti con voi? Esiste un sito internet www.sessoamoredisabilita.it. Esiste la pagina di Facebook a cui ci si può iscrivere per recuperare il DVD, che uscirà nel giro di, speriamo, un paio di mesi, perché stiamo ultimando la sottotitolatura anche in altre lingue e l'audiodescrizione. Per recuperare il DVD si può prenotarne una copia attraverso il sito internet. Ok, esaustiva, grazie. Io, Priscilla, avrei una domanda, vorrei anche chiedervi con chi avete collaborato, se ci sono collaborazioni su questo progetto. Certo. Il film è presentato dalla Biblioteca Vivente di Bologna e dal Centro Documentazione Handicap di Bologna, ed è stato patrocinato dalla Regione Toscana, oltre che da diversi altri enti nazionali, comuni, province e regioni. Io vorrei sottolineare un'altra cosa che ho notato, che c'è stato un particolare lavoro dietro per la raccolta fondi, nel senso che è stato usato un metodo che non è ancora molto sviluppato in Italia, che è quello del crowdfunding, cioè praticamente che le persone che erano interessate alla tematica potevano prenotare una quota per sostenere il progetto. Infatti il film è stato sostenuto tramite un nuovo sito che si chiama Produzione dal Basso e che produce le produzioni indipendenti e proprio dalle singole persone che sono interessate a una determinata tematica. Io vorrei ringraziare, visto che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, intanto Giulio e Sara della nostra redazione che ci hanno aiutato tecnicamente, e vorrei ringraziare sempre Nicoletta Landi, la nostra super esperta che in ogni puntata ci aiuta. Grazie Nicoletta. Grazie a voi. Vorrei ringraziare anche Priscilla Berardi, che è stata l'ospite della puntata. Grazie. Salutiamo Silvia. Ciao, torna presto. Ciao Silvia, ti aspettiamo per la prossima puntata. Io, prima di concludere, vorrei ricordare per l'ultima volta i nostri contatti. Allora, ci trovate su www.blogos.it, potete trovare e riascoltare quante volte volete questa puntata e le puntate precedenti, se scegliendo la paginetta dedicata a Saxon Air, e potete scriverci delle domande scrivendo a saxonair@blogos.it. Mi sembra di aver detto tutto e vi aspettiamo con la prossima puntata. Ciao. Ciao.